Buongiorno e benvenuti a questo evento organizzato da Egualia per presentare il progetto Steinbock, elaborato da un team di ricercatori dell'Healthcare Data Science Lab dell'Università Carlo Cattaneo LIUC. Grazie a tutti coloro che sono qui in sala e anche a chi è collegato in diretta streaming sul sito della testata Trend Sanità, specializzata in politiche sanitarie e procurement. E oggi parliamo proprio di alcuni temi chiave legati ai processi di acquisto nella pubblica amministrazione e in particolare nella sanità pubblica. Il progetto Steinbock, infatti, riguarda i modelli di acquisto dei farmaci e la cruciale questione della definizione dei fabbisogni. I ricercatori ci spiegheranno nel dettaglio non solo il loro lavoro di ricerca, ma anche le possibili e auspicabili applicazioni di questa ricerca nella pratica di chi si occupa in concreto nelle gare farmaci ai diversi livelli della nostra sanità pubblica. La successiva tavola rotonda darà proprio voce a queste realtà. Per incominciare, sono lieta di introdurre il vicepresidente di Egualia, dottor Massimiliano Rocchi. Benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti e credo di aver salutato una buona parte di voi. Quelli che non l'ho fatto, non per maleducazione, recupero adesso, quindi rinnovo il mio benvenuto a questa giornata. Per noi è estremamente importante perché segna, come dire, una tappa importante in un percorso che abbiamo cominciato diversi anni fa. È un percorso che ha trovato poi una sua formalizzazione nei rapporti annuali di Nomisma. Noi ogni anno come Egualia collaboriamo con Nomisma per produrre un rapporto sullo stato del mercato, sullo stato dei farmaci equivalenti. E ogni anno focalizziamo la nostra attenzione su un argomento piuttosto un argomento specifico. Ecco, dal 2016 noi abbiamo iniziato a porre particolare attenzione al mercato ospedaliero, al mercato, quindi a quel luogo dove si incontrano la domanda e l'offerta secondo regole predefinite, regole anche abbastanza semplici, che sono quelli legati all'aggiudicazione al prezzo più basso, un sistema che, ripeto, coniuga semplicità da una parte, ma che sta generando nel corso degli ultimi anni alcune difficoltà che io molto rapidamente evidenzierò e sarà, credo, anche oggetto della successiva tavola rotonda. Abbiamo identificato una serie di parametri, di indicatori, qui ne vedete appunto riportati tre. Il primo è il tasso di partecipazione alle gare, il secondo è la percentuale di lotti non aggiudicati e il terzo è l'andamento delle offerte in relazione agli anni intercorsi dalla scadenza del brevetto. Sono tre indicatori estremamente importanti perché appunto descrivono una situazione di crescente difficoltà del mercato ospedaliero dei farmaci equivalenti. Il primo grafico, quello che vedete in alto, rappresenta appunto il tasso di partecipazione. Vedete la dinamica dal 2010 al 2022, il numero di aziende partecipanti per ogni singolo lotto si è significativamente ridotto, passando da circa 3 a meno di 2. Cioè significa che se nel 2010 per un determinato principio attivo il mercato riceveva almeno 3 offerte, quindi 3 offerte da 3 aziende diverse, nel 2022 questo numero si è ridotto di un terzo, descrivendo appunto una crescente difficoltà da parte delle aziende ad essere competitive sul mercato, perché credo che tutti quanti sappiate che alla fine poi la dinamica prevede la definizione da parte della stazione appaltante di un prezzo a base d'asta. Ecco, in molti casi, in alcuni casi, in un certo numero di casi, questo prezzo a base d'asta viene ritenuto poco remunerativo e questo definisce anche il secondo indicatore, cioè la percentuale di lotti non aggiudicati. Come vedete, via via nel corso del tempo il trend è esattamente opposto a quello del grafico precedente, nel senso che è andato via via progressivamente aumentando il numero di lotti non aggiudicati, perché ripeto, le aziende, le imprese
identificano nei prezzi a base d'asta dei valori che possono essere remunerativi dei costi che l'azienda sostiene per la produzione e per la commercializzazione. Il terzo indicatore descrive poi la stessa dinamica riproposta in funzione dei periodi di scadenza, cioè delle date di scadenza. La linea più in alto, quella gialla, è relativa alle offerte raccolte dalle stazioni appaltanti per principi attivi che sono scaduti entro i 2 anni, cioè da 2 anni dalla scadenza. Quindi come vedete c'è una partecipazione particolarmente attiva, cioè siamo intorno alle 16 aziende che presentano offerte per i nuovi farmaci scaduti di brevetto. Se andate verso il basso, la linea grigia, ma arrivate poi alla linea quella blu sul fondo, vedete che per i prodotti che sono scaduti di brevetto da più di 10 anni, cioè prodotti molto maturi, quelli che abbiamo definito qui di vecchia generazione, la disponibilità da parte delle imprese a offrire questi prodotti si restringe di molto, andando sotto le 2 aziende per principio attivo. Questo fa poi da contraltare al fatto che la nostra, intendo dire, la quota di mercato espressa dai farmaci equivalenti è andata inevitabilmente via via crescendo nel corso degli anni. Questo perché appunto si sono scaduti nuovi brevetti e quindi è aumentata la capacità da parte delle aziende di entrare nel mercato, aumentando la quota di mercato a volumi. La linea blu più scura che vedete crescere anche in maniera direi interessante, passando nel periodo considerato, sono 13 anni, dal 10% al 31%, quindi aumentata del 300%, vedete che invece la quota di mercato a valori è praticamente piatta, cioè a fronte di un significativo incremento della presenza dei farmaci equivalenti sul mercato, a questo incremento non ha fatto seguito un incremento del valore. E questo è un aspetto estremamente importante, perché identifica un prezzo medio per confezione che nel corso del periodo è rimasto praticamente stabile, cioè mediamente le aziende di farmaci equivalenti, le imprese vendono, concedono al sistema sanitario nazionale i propri prodotti più o meno allo stesso prezzo. Siamo passati da 0,45 per unità, siamo passati a 0,60, quindi nel corso di 13 anni è un incremento, non lo definirei rilevante, ma sicuramente antieconomico, soprattutto se leggiamo poi i numeri relativi agli incrementi che post-Covid gli elementi che compongono il costo finale del prodotto, di un qualunque prodotto, hanno subito. Come vedete abbiamo identificato in questa slide una serie di elementi, dai principi attivi, eccipienti, materiali di confezionamento, e vedete che non c'è sosta, non c'è tregua all'incremento di questi elementi. I principi attivi sono aumentati del 24% nel 2019, più 16% nel 2020-2021, e tutti quanti gli altri non sono da meno. Questo quindi identifica da un lato un prezzo di cessione che rimane praticamente stabile, dall'altra parte una continua crescita dei costi di produzione tali da inevitabilmente finire per comprimere i margini che le imprese ricavano da questa cessione di prodotti, e quindi tale da rendere questa pressione sempre più complessa il mantenimento di adeguati livelli di produzione e quindi anche di fornitura. In tutto quanto questo, e veniamo poi all'elemento centrale della collaborazione con la LIUC, è la determinazione dei fabbisogni. All'inizio dicevo ci siamo concentrati, e l'avete visto, sul lato dell'offerta, cioè tutto quello che è relativo alla parte industriale, quindi alla partecipazione alle gare, la partecipazione ai lotti deserti e quant'altro, cioè tutti indicatori che riguardano l'offerta. Quello che non abbiamo preso in considerazione, ma che abbiamo chiesto a LIUC di guardare con particolare attenzione, è il lato della domanda, perché inevitabilmente dalla parte industriale
più è accurato il fabbisogno, più è accurata la domanda, più è corretta l'identificazione dei fabbisogni, più questo aiuta in un momento estremamente complesso l'industria a pianificare al meglio e a probabilmente ottimizzare anche i costi di produzione. Quindi ciò che abbiamo, grazie anche al report di Nomisma, ciò che abbiamo identificato essere uno degli elementi chiave che può sicuramente contribuire a migliorare, diciamo, il sistema nel suo complesso è la definizione e la determinazione dei fabbisogni. Sappiamo esattamente, perfettamente, che non è un esercizio semplice, l'abbiamo scoperto anche grazie alla professoressa Foglia, ne abbiamo avuto ulteriore conferma, però il nostro obiettivo è, in un dialogo che sia propositivo e quindi uscire dalla logica delle colpa mia e colpa tua, questo sì, questo no, cerchiamo insieme di innanzitutto di concordare sulla necessità che i fabbisogni siano corretti, quindi avere un evidente, trasparente accordo su questo aspetto, cioè che la definizione del fabbisogno è essenziale a che il sistema funzioni al meglio. Nel momento in cui partiamo da questo e quindi c'è una base comune sulla quale costruire un percorso di miglioramento, abbiamo chiesto, e quindi anticipo e termino la mia introduzione, abbiamo chiesto alla professoressa Foglia della LIUC e ai suoi colleghi di analizzare, questo poi ce lo presenteranno in pochi minuti, di analizzare, di prendere alcuni esempi e di provare a, grazie a, diciamo, nuove tecnologie, algoritmi e quant'altro, di provare a descrivere uno strumento, un percorso che possa essere di supporto alle stazioni appaltanti nella definizione più corretta o più adeguata, se volete, dei fabbisogni. Quindi, senza altri indugi, vi ringrazio di nuovo e lascio la parola alla professoressa Foglia e ai suoi colleghi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Allora, lascio la parola quindi ai ricercatori, prego. Allora, io nel frattempo questo e li presento. Grazie innanzitutto, allora, al dottor Rocchi per la sua presentazione che ci ha aiutato, diciamo, a entrare nel contesto della ricerca che ora ci presenteranno, e quindi passo la parola ai ricercatori dell'Healthcare Data Science Lab dell'Università Cattaneo LIUC, Emanuela Foglia, Daniele Bellavia, Francesco Bertolotti e Fabrizio Schettini. Prego. Grazie, grazie mille Rossella, grazie agli amici di Eguaglia, grazie ai quali comunque abbiamo potuto sviluppare questo progetto, e grazie a tutti voi ovviamente per l'attenzione. Ok, chiederei se si possono far partire le slide, intanto... Okay, ok, perfetto. Allora, ecco qui. Cercherò di essere breve nel introdurre l'attività che è stata fatta e farvi capire quelle che sono le linee di indirizzo rispetto alla presentazione e poi al modello. Quindi, ok. Ce la possiamo fare, problemi tecnici, ma ne usciremo brillantemente. Allora, volevo presentarvi la parte delle motivazioni e degli obiettivi, tenendo presente questo nella presentazione della nostra attività di ricerca, che c'è tutta una fase, diciamo, prodromica, chiamiamola così, riguardante l'analisi dei flussi, dei dati storici, quindi andremo a focalizzarci su quella perché si è evinto sostanzialmente l'esistenza di alcuni cluster di comportamenti che vorremmo poi commentare insieme.
In secondo luogo andremo a presentarvi quello che sono le basi del modello previsionale e dell'idea di web app che potrebbe essere strumento di supporto, per arrivare poi ad alcune conclusioni che volevamo poi condividere sulla tavola rotonda e discuterne insieme. Ovviamente vado veloce sugli aspetti di motivazione alla base della ricerca, perché il dottor Rocchi ha già anticipato alcune che sono le problematiche relative al nostro contesto di riferimento. Ok. Di base noi abbiamo un contesto di regioni territorialmente differenti che esprimono dei fabbisogni diversi e nonostante questo, pur acquisendo da operatori economici i medesimi principi attivi, possono arrivare alla conclusione ad avere ovviamente delle performance molto differenti, che non sono solo performance di natura economica, ma sono anche performance che possono impattare sulla qualità finale del servizio ai pazienti. E quindi questo è l'ambito che ci come dire, preoccupa un pochino di più. Sicuramente noi possiamo basarci su dei temi legati ai differenti costi per milligrammo e ovviamente all'esistenza di necessità e di consumi differenti, quindi vedrete che poi tutta l'analisi è stata comunque lasciata su base regionale, perché non si poteva fare ovviamente diversamente. Tuttavia ci sono degli elementi che devono essere oggetto ovviamente di riflessione. Ok, di base noi dobbiamo andare a considerare quella che può essere e può rappresentare la previsione più robusta possibile del fabbisogno, ma dall'altra parte ovviamente andare a monitorare anche quello che è il contesto economico. Inoltre l'altro fattore è che non ci siano, cosa che in alcuni casi invece dall'analisi storica ovviamente è venuta fuori, delle pratiche diciamo non efficienti, no? Come può essere l'acquisto fuori gara oppure tutto quello che riguarda gli aspetti appunto della gestione delle gare che vanno deserte. E questi due elementi sicuramente vanno ad impattare poi negativamente sia sull'espressione del fabbisogno sia sulla gestione dell'importo economico. A fronte di questo presupposto, quindi, partendo dallo studio dei comportamenti storici, l'obiettivo principale della nostra ricerca era quella di definire e costruire un modello previsionale a supporto della presa di decisioni in maniera tale da avvalersi di quelli che potevano essere i flussi storici esistenti, con un certo livello di correttezza, ovviamente. Quindi presentiamo, come diceva la dottoressa Foglia, l'analisi descrittiva del contesto storico, in cui siamo andati ad identificare quelli che sono dei cluster di comportamenti delle regioni. Innanzitutto mi premeva ringraziare il dottor Michele Uda, il dottor Massimiliano Rocchi e poi più operativamente ci hanno dato una grossa mano il dottor Stefano Ilacco e la dottoressa Giamila Dipinto, quindi che ringrazio. Ritornando alla presentazione, presento i database in nostro possesso, che erano quello di AIFA relativamente ai consumi dei tre principi attivi che abbiamo considerato, quindi midazolam, paclitaxel e daptomicina, e il fabbisogno da IHS. Vedete appunto uno scarto tra le tempistiche di richiesta del dato, in cui abbiamo chiesto il dato dal 2016 al 2021 ad AIFA, abbiamo poi identificato una durata media delle gare di 4 anni e quindi abbiamo richiesto il fabbisogno dal 2012 al 2021. Il grafico che vedete in basso a sinistra è rappresentativo di una regione che però abbiamo deciso volutamente di anonimizzare, perché appunto l'obiettivo è non fare un ranking, una classifica delle regioni più virtuose o meno virtuose, ma in qualche modo identificare dei cluster di comportamento. Sulla destra vedete un po' quelle che sono state le variabili che abbiamo considerato, quindi ambito di gara, stato della gara, quindi disponibile, in attesa, non disponibile, gli enti appaltanti e, non meno importante, la data di aggiudicazione del bando e il costo, sia in termini di prezzo a milligrammo e sia in termini di prezzo a confezione.
Ecco, rispetto al grafico che vi facciamo vedere prima, abbiamo identificato uno spaccato di quelli che erano i 60 grafici, quindi 20 regioni per 3 principi attivi, e come vi dicevo abbiamo deciso di clusterizzarli in, in determinati comportamenti utilizzando appunto questo grafico, dove sull'asse delle ascisse trovate lo scarto percentuale tra il fabbisogno e il consumato, sull'asse delle ordinate invece il numero di mesi in cui in qualche modo si creano delle inefficienze. Abbiamo identificato 4 cluster di comportamento, quindi nonostante abbiamo delle regioni diverse che si comportano in maniera diversa, abbiamo comunque 4 cluster di comportamento che si ripetono più di una volta. In alto a sinistra, identificati con la linea gialla. In alto a sinistra abbiamo un fabbisogno sempre molto minore del consumo, quindi con uno scarto percentuale negativo in questo caso. In alto a destra uno scarto percentuale positivo, quindi quando il fabbisogno è sempre molto maggiore dei consumi. Al centro, sulla destra, abbiamo un comportamento un po' più ibrido, quindi quando i fabbisogni sono spesso maggiori dei consumi, quindi abbiamo dei picchi di richiesta del fabbisogno, per esempio questo è il caso del midazolam all'interno del periodo Covid, in cui appunto l'approvvigionamento di del principio attivo poi in qualche modo non è stato giustificato da quello che è stato il consumo, e abbiamo poi comunque dei comportamenti di alcune regioni che si comportano in maniera virtuosa, quindi con fabbisogno in linea con i consumi. Abbiamo poi voluto in qualche modo rappresentare il tutto tramite un imbuto che sta a significare cosa? Che quando in qualche modo si effettuano delle previsioni inaccurate si possono effettuare in diverso modo, quindi sia con uno scarto negativo sia con uno scarto positivo, ma quando si effettuano invece delle previsioni accurate ci si comporta tutti allo stesso modo, quindi con uno scarto percentuale che è sempre vicino allo zero. Andando avanti, il titolo della slide, costo di previsioni non accurate, perché sul grafico sulla sinistra abbiamo identificato sempre sull'asse delle ascisse lo scarto percentuale, quindi fabbisogno meno consumato, sull'asse delle ordinate invece l'euro a milligrammo, e questo è anche rappresentativo di quello che un po' diceva anche il dottor Rocchi prima, nel senso che sul grafico della sinistra i punti sono identificativi delle regioni. Come vedete, molto spesso il comportamento è quello di prevedere un fabbisogno sempre molto minore del consumato, e cosa succede? Come vedete dai puntini, quando abbiamo un fabbisogno maggiore del consumato l'effetto è che si effettuano degli acquisti fuori gara. Effettuando degli acquisti fuori gara il prezzo è molto più alto rispetto a quando effettivamente una gara viene aggiudicata. Quindi abbiamo identificato una relazione inversa tra errore e costo a milligrammo, e previsto e definito quella che è una configurazione ottimale in cui l'errore, lo scarto, è tra lo 0 e il 20%, perché il 20% è la quota percentuale entro la quale comunque le aziende fornitrici sono in qualche modo tenute ad approvvigionare appunto le aziende sanitarie. Andando avanti, meglio poche gare ma buone, questo perché sul grafico che identifica poi i 3 principi attivi oggetto di studio abbiamo tante gare piccole e poche gare grandi, che è un po' testimonianza di quella che è la complessità gestionale, perché comunque siamo in qualche modo in un ambiente appunto complesso. Dopo l'ingegner Bellavia poi espliciterà in maniera più completa questa parte. Quindi abbiamo tante gare piccole e poche gare grandi, ma le nostre gare grandi gestiscono l'80% del fabbisogno. Quindi quello che è emerso è che il consiglio in qualche modo è centralizzare, perché avendo tante gare piccole l'effetto è avere un aumento dei costi e un aumento della complessità gestionale. Chi più spende meno spende, questo perché abbiamo identificato una correlazione tra quello che è il prezzo e le gare che non vengono aggiudicate. Sul grafico infatti sulla sinistra vedete che nel momento in cui il prezzo si abbassa abbiamo una probabilità maggiore che le gare vadano deserte. Questo perché le aziende fornitrici magari non sono invogliate a partecipare alla gara. Nel momento in cui invece il prezzo in qualche modo è coerente con quello che è il mercato abbiamo una probabilità maggiore che le gare vengano aggiudicate. Sulla sinistra per i nostri 3 principi attivi poi abbiamo identificato quello che è in qualche modo la soglia
oltre la quale abbiamo una probabilità maggiore che le gare vengano aggiudicate, sotto la quale, come vedete dalla linea che in qualche modo va via esponenzialmente, una probabilità maggiore che le gare vadano deserte. Quindi il consiglio è quello di identificare un prezzo in qualche modo che sia in linea con il mercato e che comunque in qualche modo possa invogliare le aziende fornitrici a partecipare alla gara. Passo la parola all'ingegner Bellavia. Grazie. Allora, abbiamo parlato finora di complessità gestionale, di aumento dei prezzi al milligrammo e di probabilità di andare di incorrere in gare deserte, in lotti deserti. Quello che abbiamo cercato appunto di capire è come si comportano le gare e la probabilità di avere lotti deserti in relazione proprio al numero di lotti presenti all'interno di ogni gara. Dall'analisi dei dati è emerso che per due principi attivi, che sono in particolare midazolam e paclitaxel, nel corso di questi anni ci sono stati in media per ogni gara di questi principi attivi più di tre lotti, quindi diverse forme farmaceutiche. E per questi stessi due principi attivi abbiamo avuto una probabilità di incorrere in lotti deserti superiore al 20%. Questo è un trend che invece non si riscontra, al contrario, per l'altro principio attivo, per la daptomicina, in cui notiamo che in media ci sono due lotti per ogni gara, e in questo caso la probabilità di incorrere in lotti deserti è più che dimezzata. Quindi che cosa succede? All'aumentare del numero di lotti in gara aumenta la complessità gestionale e ovviamente aumenta la probabilità di incorrere in lotti deserti. Come possiamo cercare di evitare questo fenomeno? Come diceva prima il mio collega Schettini, dobbiamo cercare di trovare il prezzo che remuneri adeguatamente le industrie fornitrici in modo tale da bilanciare questo trade-off tra appunto i lotti deserti e il prezzo di aggiudicazione dei prodotti. Abbiamo cercato di capire anche come cambiasse la complessità della gestione delle gare in relazione al numero di enti appaltanti presenti all'interno delle regioni. In particolare nel grafico che potete vedere abbiamo rappresentato il numero di enti appaltanti per regione per milione di abitanti, quindi una unità di misura comunque uniforme. E possiamo notare come le diverse regioni si comportino in modo molto diverso. Ci sono regioni che hanno pochissimi enti appaltanti, ce ne sono altre che ne hanno davvero molte. E volevamo capire in questo caso che cosa cambiasse, quindi se all'aumentare degli enti appaltanti aumentasse o meno la complessità e in qualche caso l'efficienza o l'inefficienza. Quello che abbiamo individuato è che in realtà un alto numero di enti appaltanti rischia di peggiorare quelle che sono le performance di gara. Perché? Perché abbiamo notato che appunto le regioni con più enti appaltanti sono quelle che poi alla fine vanno a acquistare i farmaci a un prezzo al milligrammo tendenzialmente mediamente più alto. Come si può notare da questo grafico in cui abbiamo rappresentato questo rapporto. Un altro fattore che abbiamo voluto indagare sempre in correlazione al numero di enti appaltanti è la probabilità di incorrere in lotti deserti. Anche in questo caso i risultati hanno dimostrato che tendenzialmente in media un alto numero di enti appaltanti per regione porta a una più alta probabilità di incorrere in lotti deserti. Passiamo ora quindi all'introduzione del nostro modello previsionale. Finora abbiamo parlato di quello che è stato l'analisi del consuntivo, di quello che è accaduto finora, e quindi cerchiamo di capire che cosa possiamo fare, come anticipava il vicepresidente Rocchi. Innanzitutto è importante definire quelle che sono le ipotesi modellistiche, cioè le ipotesi sulle quali si fonda il lavoro che è stato fatto per la determinazione dei consumi futuri. Innanzitutto, come abbiamo già detto e ripetuto... Spoiler. Grazie a tutti. No. Piccola spoiler. Torniamo al punto giusto. Sul più bello siamo andati troppo avanti. Ok, senza animazioni la teniamo da qua. Allora, innanzitutto quindi le ipotesi modellistiche, come abbiamo già detto, noi abbiamo basato la nostra analisi del consuntivo sui tre principi attivi che vi abbiamo già raccontato e quindi anche il modello previsionale e i calcoli che abbiamo effettuato si basano sugli stessi tre principi attivi. Come diremo però in seguito, questo modello può essere adattabile e adattato a un gran numero di principi attivi, ovviamente con i giusti accorgimenti. L'unità di analisi anche in questo caso per la previsione del consuntivo è quello regionale,
quindi non nazionale oppure contesti territoriali più piccoli, ma sempre regionale. Abbiamo operato una correzione temporale delle variabili per appunto facilitare l'integrazione dei vari database, come vi spiegava il mio collega, abbiamo avuto database diversi. Inoltre abbiamo stabilito quella che è la validità del modello in un orizzonte temporale di breve e medio periodo, quindi noi consideriamo validi e robusti i risultati in un orizzonte temporale di 2 anni. Già a partire dal terzo anno la previsione rischia di essere un po' meno accurata, quindi abbiamo preferito mantenere questo livello. E infine il modello è considerato valido a parità di altre condizioni, cioè ovviamente se dovesse succedere una catastrofe, una nuova pandemia oppure qualsiasi altro avvenimento di particolare rilevanza imprevisto, ovviamente questo non è considerato nel modello, alla fine siamo esseri umani anche noi. Però per cercare di capire quelle che potrebbero essere delle variabili che non si evincono dall'analisi dei dati, abbiamo comunque fatto riferimento all'opinione degli esperti. Quella che vedete nella slide è il framework che abbiamo utilizzato appunto per la costruzione del modello. In particolare sulla parte di analisi dei dati ve ne parlerà di seguito il mio collega il dottor Bertolotti, ma quello che mi premeva di sottolineare era la parte alla destra del modello, ovvero l'opinione degli esperti. Questo modello si basa nelle sue fondamenta sull'opinione degli esperti che conoscono il contesto e conoscono eventuali trend che dall'analisi dei dati potrebbero non emergere, quindi introduzione di nuovi farmaci, nuove procedure e tutto quello che appunto potrebbe essere conosciuto agli esperti ma magari meno evidente dall'analisi. Quindi l'opinione degli esperti è quello su cui si basa il nostro modello. Da quello siamo partiti con l'attività di ricerca di analisi dei dati, su cui abbiamo quindi costruito il modello previsionale che abbiamo testato per determinare la validità e infine abbiamo effettuato i calcoli previsionali. Grazie mille. Ok. Quello che abbiamo visto fino adesso è che questo sistema, questo setting, è terribilmente complesso. Quindi, essendo questo sistema terribilmente complesso, affrontarlo in modo diretto rischiava di creare dei problemi, rischiava di darci delle previsioni che poi non fossero affidabili. E quindi abbiamo fatto un passo indietro, abbiamo cercato di affrontarlo in modo indiretto, non partendo soltanto dai dati grezzi di consumo, ma cercando di capire quali fossero i meccanismi generativi sottostanti a questi dati. E quindi come questi dati sono stati creati, in che modo possiamo far parlare questi meccanismi generativi con i dati che abbiamo a disposizione e in che modo tutto ciò ci permette di fare delle previsioni che siano molto più affidabili rispetto allo stato dell'arte. Ed è quello che abbiamo fatto. Siamo partiti da 2 punti di partenza. Il consumo di farmaci deriva da quante persone ci sono in un territorio e quindi dobbiamo essere in grado di determinarne la dinamica, il modo in cui questo numero cambia nel tempo, e la prevalenza delle dei pazienti che utilizzano i farmaci utilizzati per una tale patologia e quindi anche in questo caso determinarne almeno in un certo senso la dinamica. E questo si può fare utilizzando dati passati, tenendo in particolar modo conto delle caratteristiche delle serie storiche di questi dati. Utilizzando questi dati si possono compiere quindi 2 attività. La prima è combinarli e si genera il numero futuro di pazienti. Dall'altro canto si possono utilizzarli assieme ai dati di HS e AIFA per generare dei valori con un meccanismo chiamato random walk, cammino casuale, futuri verosimili. E quindi generare un valore che sia del consumo del 2023, del 2024, per il principio attivo, che sia verosimile. Qual è il problema riguardo? Il problema riguardo è che le decisioni non si prendono con valori verosimili, le decisioni si prendono con dei numeri, e che siano solidi, che siano robusti. Ma questo modello, che è statistico, quindi ha una base di probabilità, a una base aleatoria, si può implementare una volta e ottenere una singola stima verosimile, oppure si può implementare 100.000 volte, come abbiamo fatto di fila, e ottenere non soltanto la media
dei risultati finali, quindi sapere in media quale sarà il consumo futuro, ma anche avere l'incertezza legata a questi risultati. Perché avere un numero è utile, sapere quanto sia valido questo utile, questo numero, per prendere decisioni, forse lo è addirittura di più. D'accordo? A riguardo, per sottolineare questo concetto, vi mostriamo prima i risultati nazionali, appena la tecnologia ci aiuta. I risultati nazionali che, come vedete, presentano dei trend. Ok, nel caso dell'adoptomedicina il trend in crescita, nel caso del paclitaxel il trend in decrescita, ma non è tanto rilevante questo. Sono due le cose rilevanti. Il primo, come sono fatti. Non sono punti, non sono serie storiche, non sono linee, sono distribuzioni. Quindi l'idea è, studiamo le distribuzioni, valutiamo l'incertezza di questi oggetti, valutiamo l'incertezza di quello che sarà il futuro anche, non soltanto il singolo dato. E il punto due è, bene, ma questa incertezza è molto ampia, perché il risultato è nazionale, perché diverse regioni si comportano in maniera diversa. E quindi, per questo motivo, un altro, ulteriore per cercare e analizzare risultati sulle singole regioni, per i singoli principi attivi. Ovviamente non andiamo a mostrare ciascun risultato, ma quello che andiamo a mostrarvi è il framework, ripetuto un'altra volta in maniera più schematica, quindi modelli dati come input e una serie di previsioni come output. La prima di queste che vi mostriamo è una previsione semplice. La linea è la media della distribuzione dei risultati. È una previsione semplice, perché questo è un trend in crescita, e quindi anche un modello lineare, una retta, magari avrebbe fatto un buon lavoro. Non avremmo saputo valutarne bene l'incertezza, magari avrebbe avuto una performance peggiore in questo specifico caso, ma un discreto lavoro avrebbe potuto farlo. Il problema è che la maggior parte dei casi non sono così. La maggior parte sono così. La maggior parte sono casi in cui, senza conoscere il processo sottostante, senza essere in grado di valutare in maniera precisa l'affidabilità dei risultati, è praticamente impossibile prendere una buona decisione e fare una buona previsione. E fondamentalmente è per questo che non abbiamo applicato un metodo presente in letteratura, ma l'abbiamo sviluppato ad hoc. Per svilupparlo ad hoc, ovviamente, per dire che abbiamo fatto un buon lavoro, per poter venire qua a dire che abbiamo fatto un buon lavoro, che il lavoro è utilizzabile perlomeno, quello che bisogna fare è anche valutarne l'affidabilità. E per valutarne l'affidabilità noi abbiamo avuto una, criticità, e però abbiamo visto che nonostante questa criticità i risultati sono stati molto superiori allo stato dell'arte. Lo stato dell'arte di affidabilità al momento si ferma attorno al 69%. Noi complessivamente siamo arrivati all'83%, con anche dei picchi un po' più bassi su paclitaxel, spieghiamo fra poco per te, nonostante l'hanno usato per il test set, quindi l'hanno usato come dato di validazione, fosse 2021 e l'ultimo anno di addestramento del modello fosse 2020. Quindi abbiamo creato un modello che fosse in grado di gestire l'incertezza enorme data dalla pandemia, e nonostante questo si è posizionato quasi 15 punti percentuali più in alto rispetto allo stato dell'arte. E perché quindi il risultato eccellente del Midazlam non si ripete il risultato del paclitaxel? Perché il paclitaxel come variabilità dei consumi è stato molto influenzato fra 2020, 2021 e 2019 dall'effetto della pandemia. Quindi a ripetere lo stesso test fra un anno i risultati probabilmente saranno ancora superiori. E in ogni caso anche, siamo comunque allineati allo stato dell'arte. Questo è ciò che abbiamo fatto bene, abbiamo un modello che pare funzionare. Ma come si usa questo modello, quindi? Siamo partiti da ciò che c'era già, dalla conoscenza dei bandi di dati, delle informazioni che ci sono state date, e dalle serie storiche dei consumi. Abbiamo costruito un meccanismo previsionale che può essere usato da una parte per chiudere un feedback in controllo, con un, closing the loop. Possiamo analizzare, leggere i risultati, per prendere decisioni. E però la domanda a questo punto che potrebbe sorgere è, bene, ma questi risultati come li leggo? Da che parte li posso trovare? Ed è per questo che l'idea è stata quella di sviluppare una web app. E quindi uno strumento
disponibile via browser, veramente qualunque browser, a patto di avere Safari, Chrome e una connessione a internet, da cui questi risultati possono essere letti e utilizzati come supporto decisionale. La web app in questione è strutturata in questo modo. Ha un'interfaccia estremamente semplice ed è utilizzabile per fare due cose. A patto di selezionare nei due tasti in alto regione e principio attivo, l'area e il principio attivo di proprio interesse, può essere usata sia per osservare ciò che è successo in passato, e quindi la serie storica dei consumi passati, sia per fare una previsione riguardo a quelli che saranno i consumi futuri. E questa previsione può essere fatta ovviamente sull'intera regione, ma a patto di conoscere per esempio la porzione di popolazione nel proprio, magari nella propria area ospedaliera, nella propria ATS, anche utilizzando la leva quota di fornitura su una percentuale di esse, quindi cercare di trovare un numero che sia più coerente rispetto a quella che sia la propria singola area specifica. Non solo, un numero in principio attivo da solo potrebbe non essere così utile per poi prendere una decisione sull'approvvigionamento. E quindi, utilizzando i dati sui fabbisogni passati, questo numero può essere anche declinato in un suggerimento riguardo alla specifica combinazione di case mix di forme farmaceutiche che possono essere poi ordinate sulla gara, può essere fatta in futuro. Detto ciò, passo la parola alla professoressa Foglia. Per concludere, avete avuto modo di capire, credo, che ovviamente è stata una scelta quella di definire tre principi attivi, uno un po' più semplice, uno di media complessità e uno parzialmente più complesso, per poter testare la adattabilità e la robustezza del modello che noi proponiamo. Ovviamente, come tutti i sistemi di intelligenza artificiale, no? Più dati noi inseriamo e più aggiornati questi sono, più noi abbiamo la possibilità di utilizzare il modello anche per previsioni future. Quindi, come dire, se la prima domanda fosse abbiamo finito, no, questo è un punto di partenza in realtà. Però è un punto di partenza che ci fa ben sperare. Da una parte, come vi dicevamo prima, per calmierare alcuni elementi c'è bisogno comunque di avere un gruppo multidisciplinare per poter comprendere quali informazioni ci servono e anche come poter leggere nel prossimo futuro gli eventuali cambi dei singoli ambiti di mercato, dei principi attivi eventualmente che noi vogliamo andare poi a prevedere nei consumi. Sicuramente c'è un problema di discrepanza fra fabbisogno e consumo, e che ci ha fatto vedere come in realtà il consumo sia più robusto per poter andare a definire poi quella che è la nostra previsione futura. Tutte le incertezze e le inefficienze potrebbero essere in qualche maniera calmierate e gestite anche attraverso un ragionamento ovviamente che passa per il prezzo e la definizione del prezzo. Che cosa dobbiamo fare quindi a questo punto in termini di sviluppo futuro? Tre punti mettiamo sul tavolo per la discussione poi successiva. Sicuramente un elemento essenziale è quello della definizione di alcuni indicatori di monitoraggio, cioè è uno delle nostre carenze a livello di sistema Italia, credo. Purtroppo siamo anche molto bravi a fare le cose, ma delle volte e spesso volentieri cadiamo proprio in quella fase di monitoraggio, per cui tutto diventa una best practice o comunque un bel elemento one shot, e invece noi dobbiamo andare a comprendere in maniera storica quali sono gli elementi che vanno strutturalmente poi ridefiniti e corretti. E questo probabilmente lo possiamo fare anche utilizzando il modello nella logica proprio di un cambiamento e di una monitoraggio in continuo. Possiamo condividere la web app, nel senso che si può iniziare ad utilizzarla e a capire anche su quali altri principi attivi eventualmente possa essere utilizzata, e qui l'altra idea potrebbe essere quella di fare share delle conoscenze comuni e andare a strutturare un osservatorio o comunque un laboratorio esperienziale nel quale, mettendo in condivisione le informazioni e i dati, sia possibile ovviamente estendere l'utilizzo del modello
modello previsionale stesso anche su altri ambiti, anche su ambiti che sono magari più complessi, no? Ma che possono essere di interesse ovviamente per l'investimento e per la spesa correlata proprio all'ambito farmaceutico di riferimento. E qui, perché no, mettere dentro anche il dispositivo, nel senso che ovviamente noi non siamo partiti da quello come oggetto, ma assolutamente lo stesso meccanismo è possibile applicarlo anche all'interno di altri contesti. Quindi questo mi sentivo di dirlo come elemento di chiusura. Vi ringrazio, grazie mille di tutto e per qualsiasi cosa siamo qui. Grazie mille ai ricercatori, è stato molto interessante il vostro lavoro di ricerca e anche innovativo per questa parte, diciamo appunto anche futura e futuribile e auspicabilmente anche da applicare in concreto con le stazioni appaltanti e le centrali appaltanti. E a questo punto vi chiedo di accomodarvi e chiamo invece i partecipanti alla tavola rotonda, andremo proprio a chiedere a loro quindi nella pratica come un commento a questo modello e chiamo con noi al tavolo il dottor Claudio Amoroso, il dottor Alberto Cucchiarelli, il dottor Alessandro Di Bello, l'ingegner Adriano Leli, il dottor Marco Pantera, il dottor Claudio Pisanelli e se ci vuole raggiungere anche il dottor Massimiliano Rocchi. Prego. Allora accomodatevi pure come volete e poi noi piazzeremo. Eccoci qua, ci siamo quasi. Grazie mille per la vostra partecipazione. Facciamo la sedia. Benissimo. Benissimo, se siete tutti accomodati, allora io vi ringrazio di nuovo per la partecipazione e do il via a questo primo giro di tavolo per quanto riguarda appunto, ci saranno due giri di tavolo su questi argomenti. Partirei quindi a chiedere un commento su questi temi con il dottor Claudio Amoroso, che è componente del consiglio direttivo FARE, che è la Federazione delle Associazioni Regionali, Economi e Provveditori della Sanità. Prego. Grazie, buongiorno a tutti e ringrazio appunto Egualia per l'invito a fare. Abbiamo visto un modello molto interessante presentato e sicuramente sul campo dovrà essere testato, provato. La prima cosa da evidenziare a mio parere è lo studio che c'è a monte del lavoro che è stato fatto. È chiaro che il risultato finale è quello che proviene da uno studio. Poiché parliamo di migliaia di lotti, mi chiedo appunto quello studio che è stato fatto per tre prodotti in qualche modo andrebbe inserito all'interno di un percorso adattato. Grazie. E quindi questo probabilmente rappresenta un impegno importante. Nell'ottica poi del fabbisogno, che è l'elemento appunto di cui si parla in questo modello, abbiamo alcune necessità che già sul campo si potrebbero risolvere e dare una immediata attuazione, che è quella dell'erosione dei consumi. È chiaro che l'elemento storico, cioè il fabbisogno storico, può essere la base di partenza, ma non può essere l'elemento ripetuto e copiato, ma deve innanzitutto va fatta una distinzione tra prodotti farmaci maturi e farmaci innovativi, quindi la differenza diventa sostanziale. È chiaro che nei farmaci maturi possiamo utilizzare delle procedure più semplificate, in quelli innovativi dobbiamo seguire dei percorsi più impegnativi, più previsionali. La partecipazione all'interno della definizione di un fabbisogno deve vedere il coinvolgimento di più soggetti. È chiaro, il clinico, il farmacista,
a seguire le stazioni appaltanti, quindi queste persone tra di loro devono dialogare. I modelli devono essere modelli congiunti, modelli che concomitanti, che utilizzano più sistemi per apportare dei correttivi all'interno di tutto il percorso. Quindi è necessario che questi elementi dovrebbero essere analizzati anche eventualmente con un confronto, probabilmente principalmente con le aziende farmaceutiche. E volevo solamente aggiungere, per quanto riguarda i fabbisogni, che è un problema che è rilevato anche a livello europeo. Infatti la Corte di Giustizia europea nel 2021 è stata chiamata a definire i quantitativi all'interno di un accordo quadro, e la sentenza appunto è nella direzione che il quantitativo, la somma complessiva prevista, comunque deve essere definita. Perché è chiaro che un fabbisogno che non risponde ai consumi crea delle difficoltà di partecipazione alle aziende, e quindi c'è il rischio, a fronte di un fabbisogno più rilevante, più superiore al consumo, che ci sia una risposta meno forte, quindi molte aziende potrebbero tirarsi indietro. Quindi ci deve essere una coerenza tra la previsione e i consumi, perché il mercato potrebbe non essere appunto interessato perché i quantitativi sono minimi e quindi di scarso valore, oppure esagerati e quindi non. Questa criticità chiaramente determina in alcuni casi anche i problemi di stock out. Fermerei qui per poi riprendere sulla funzione relativa ai modelli di acquisto. Benissimo, grazie mille per questo primo intervento, e quindi passerei la parola al dottor Alberto Cucchiarelli, direttore dell'ufficio regolazione contratti pubblici di ANAC, su questa proposta, diciamo, e questo, che cosa ne pensa di questo modello. Prego. Buongiorno, intanto vi ringrazio per l'occasione, chiaramente è sempre utile confrontarsi anche con gli operatori del mercato, oltre che stare regolazione. Diciamo che il problema della stima corretta dei fabbisogni è un tema ricorrente nell'analisi di ANAC, l'abbiamo sollevato più volte, abbiamo richiamato più volte diciamo, le stazioni appaltanti a questo compito importante. Vi ricordo che già nel 2011 l'autorità aveva condotto un'indagine conoscitiva sul settore dei farmaci, nel quale appunto uno dei temi rilevanti era chiaramente fabbisogni non correttamente determinati, che portavano a rischi o di gare appunto deserte o prezzi eccessivi. E diciamo il richiamo, questi richiami sono stati più volte, troppo lontano, diciamo questi richiami sono stati anche rivolti più di recente. L'analisi chiaramente qualunque sistema che permetta un miglioramento della definizione dei fabbisogni è chiaramente un aspetto sicuramente benvenuto. Quello che ho visto oggi però è questo modello assai complesso, diciamo, e non credo che tutte le aziende sanitarie, in questo caso sanitarie, siano in grado da sole di poterla adottare, quindi questo mi sembra che porti l'adozione di questo modello dovrebbe spingere necessariamente a una centralizzazione degli acquisti, perché diciamo in ambito centrale si dovrebbe pensare di avere soggetti o disponibilità di risorse per poter adeguatamente stimare il fabbisogno, il che però porta anche sempre un altro discorso, che il fabbisogno è stimato anche se tutti i soggetti che poi partecipano alla centralizzazione danno dati corretti. Noi abbiamo, diciamo, come esperienza ANAC, abbiamo spesso gare centralizzate in cui i soggetti che partecipano alla centralizzazione danno diciamo dei numeri più o meno a caso, sembra, quello che è chiaramente il risultato è che c'è carenza, diciamo, di approvvigionamento per alcuni di questi partecipanti all'aggregazione, che magari arrivano per ultimi ad acquistare nell'accordo quadro, nella convenzione,
o c'è appunto un eccesso di offerta da parte dell'aggiudicatario, che chiaramente ha stimato una gara con ad un certo prezzo, per certe quantità, si ritrova quantità diverse, e questo chiaramente, come sapete tutti, porta conseguenze importanti in termini di sostenibilità degli impegni presi, oppure perdite, perché chiaramente se uno non può sfruttare l'economia di scala che aveva immaginato di poter raggiungere, questo chiaramente li comporta. Sostanzialmente, naturalmente, i dati che sono stati presentati dovranno essere valutati più in dettaglio, perché chiaramente questa è un'analisi di impronta. Per alcune cose che ho visto nella prima presentazione del dottor Rocchi, chiaramente non è un caso che nelle gare, quando c'è un mercato che si apre, ci sono molti concorrenti, e man mano che il mercato diventa maturo i concorrenti si riducono. Quello avviene in tutti i mercati, indipendentemente dalla previsione del fabbisogno. È chiaro che bisogna mantenere il mercato vivo, perché i farmaci soprattutto sono un elemento fondamentale per il benessere del paese. Fermo qui. Benissimo, grazie mille per il suo contributo, e quindi adesso iniziamo a parlare un po' con le regioni e con le stazioni appaltanti, che si trovano proprio in concreto a ragionare su questi temi e sui fabbisogni in particolare. Iniziamo quindi con il dottor Alessandro Di Bello, che è direttore generale di Soresa della Campania. Grazie, e vi ricordo di parlare ben vicino al microfono, così vi sentiamo bene anche per lo streaming. Grazie mille. Grazie. Faccio una promessa, ma non so se riesco a rispettarla. Intanto vi ringrazio per l'invito, perché questi tavoli di confronto sono utili anche per venire a conoscenza di questi studi, e io apprezzo, in qualità di ingegnere gestionale, apprezzo moltissimo, perché ovviamente capisco anche lo sforzo che c'è dietro questo studio. La cosa che mi, al massimo non una critica, un consiglio: le regioni sono tutte diverse tra di loro, non sono diverse da un punto di vista morfologico, ma sono proprio diverse dal punto di vista dei processi che le regolano. Anche se si cerca di standardizzare, noi abbiamo anche l'ANAC che ci consiglia spesso di essere rigorosi e puntuali, però ovviamente non sempre tutti riescono ad esserlo nella stessa maniera. Da questo punto di vista è importante quindi capire come, se voi abbiate tenuto conto in questo modello dei processi che sottendono la raccolta dei fabbisogni delle stazioni appaltanti, perché tanto oramai più o meno tutte le regioni hanno delle stazioni uniche, specialmente per i farmaci. E quindi di conseguenza questo è l'unica nota, l'unico consiglio, ecco, non vuole essere una critica assolutamente. Poi dopodiché sarei contento di vederlo alla prova questo strumento, tenendo presente che tutte le stazioni appaltanti nel tempo stanno maturando, si stanno anche modificando, perché i processi che vengono chiamati a gestire, anche la stessa centralizzazione non solo dell'acquisto, ma anche della gestione del farmaco, può essere una peculiarità che impatta tantissimo sul modello previsionale della stima dei fabbisogni, perché avere la capacità di gestire un magazzino centralizzato, sia esso unico, sia esso distribuito, ovviamente dà un vantaggio competitivo nella raccolta dei fabbisogni molto importante. Paradossalmente, basta vedere se hai un farmaco gestito a scorta, si fa l'acquisizione quando si accendono gli indicatori, tanto per intenderci. Quindi complimenti comunque per lo sforzo e l'impegno. Vediamo ora all'atto pratico, quando lo metterete nella disponibilità, se effettivamente può essere performante, o se comunque potrebbe essere interessante investire ancora tempo e studio. Ben venga comunque.
Grazie, grazie mille. Penso che questi suoi suggerimenti e spunti siano anche proprio molto preziosi per i ricercatori e per questo confronto che, come ha sottolineato, raccoglie intorno a questo tavolo diversi attori e quindi è sempre molto proficuo. Cambiamo regione, andiamo in Emilia-Romagna a questo punto e sentirei allora il parere dell'ingegner Adriano Leli, che è direttore generale di Intercenter. Sì, grazie dell'invito. Io sono il secondo ingegnere, secondo cattivo, perché quello che sbagliamo sbaglio il fabbisogno normalmente, e quindi facciamo questi errori. Volo, diciamo, come diceva l'amico Alessandro, sentire parole tipo stocastico, metodo Monte Carlo, cioè ci entusiasma in qualche modo in un mondo di norme, di leggi, dove finalmente però sentiamo cose tipo il principio di risultato, che scusate ma devo citarlo perché obiettivamente ci fa capire quanto il mondo un po' sia cambiato rispetto solo esclusivamente alla parte burocratica. Dal punto di vista del modello chiaramente non posso che essere soddisfatto di quelli che saranno i risultati, anche noi dobbiamo vedere poi i risultati in pratica. Due spunti di riflessione, uno sul tempo, finalmente qualcuno che mi dice formalmente che 2 anni fosse un tempo giusto per fare le gare sui farmaci, discutivamo di 4 anni, poi siamo scesi a 3, 2 potrebbe essere un modo per in qualche modo quantomeno fare la stima appropriata, ecco, diciamo così. Altro spunto di riflessione che normalmente nella mia esperienza io ho sempre detto ai colleghi, vabbè, ma noi se sottostimiamo siamo tranquilli, perché alla peggio cosa ci capita? Rifacciamo la gara, no? Arriviamo a quel famoso 20% che ormai tutti conosciamo, rifacciamo la gara. In realtà anche quello è uno sforzo, un'inefficienza di tipo più di tipo amministrativo, che normalmente vediamo solo noi all'interno della stazione appaltante, ma che poi si riverbera in modo significativo anche nei confronti del fornitore. Cioè tutti abbiamo in mente che il flusso degli acquisti debba essere continuo, lineare, fluido, dal momento in cui viene fatto il famoso bulk, come dicono chi è esperto, fino al letto del paziente, fino al momento in cui il paziente, diciamo, in qualche modo deve utilizzare quella tipologia di farmaco. 2 spunti di riflessione per il futuro, anch'io ne approfitto. 1, sicuramente l'avete detto, l'opinione degli esperti, quindi tutto questo consideriamolo un semilavorato, mi permetto, per dare in pasto a chi, ai clinici, che poi a quel punto devono dare la validazione finale, ma questo sicuramente immagino faccia parte del modello. Un'altra considerazione che mi permetto come sviluppo futuro, niente con numero di principi attivi più significativo rispetto ai 3 che sono stati analizzati, è capire anche se c'è una correlazione, questo è il mio pallino, correlazione tra i consumi effettivi e i prezzi di aggiudicazione, cioè una correlazione inversa a quella che normalmente si fa, per capire quanto se magari un farmaco che è stato acquistato a un prezzo molto basso di fatto ha un effetto o meno sui volumi poi effettivi. Questo come spunto di riflessione per complicare ulteriormente il modello, chiaramente. Grazie. Benissimo, grazie mille. Quindi ora passiamo alla Lombardia con il dottor Marco Pantera, direttore della centrale acquisti Aria SP. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito e poterci confrontare su questo tema. In effetti è il tema sui fabbisogni, quindi la corretta stima di ciò che dobbiamo mettere a gara è il tema che noi abbiamo sì sui farmaci, ma ci stiamo ponendo, diciamo, con più intensità in questo, diciamo, ultimo periodo, un periodo in cui si parla di anni, su tutte, diciamo, le merceologie, dispositivi e farmaci, e sul quale abbiamo iniziato tutta una serie di sforzi, poniamo molta attenzione a questo, perché proprio come diceva prima Adriano, no, cioè, sì, il fatto di fare gare ripetute ha un costo amministrativo. Per noi, vabbè, ma noi costiamo poco, ma per il mercato e per gli enti sanitari che devono continuamente, diciamo, fare attività amministrativa, e per il mercato, oltre all'attività amministrativa, non riusciamo ad orientarli nella produzione, e quindi gli elementi che avete evidenziato nello studio, il fatto di aumento dei costi. Quindi c'è l'obiettivo nostro di Area, di Regione Lombardia, lavoriamo in stretto contatto con la Direzione Generale Welfare, con il quale abbiamo un gruppo congiunto che tratta, diciamo, i vari temi dei fabbisogni, anche in particolare sui farmaci. La Regione Lombardia ha sostituito un gruppo multidisciplinare, appunto, che cerca di definire e governare questo aspetto, quindi ben vengano
diciamo, gli studi che avete fatto su questi modelli previsionali che possono essere di supporto alla corretta stima dei fabbisogni. E quindi l'obiettivo è quello appunto di garantire agli enti sanitari che siano sempre disponibili contratti da cui attingere per, diciamo, soddisfare le proprie esigenze. Su questo tema il contributo, le attività che si sta svolgendo con Regione Lombardia è appunto quello di istituire un sistema che aiuta e supporta e guidi la definizione del fabbisogno. Un sistema sistema informatico, c'è anche un sistema informatico, io arrivo dall'informatica. È il sistema inteso il modello organizzativo e operativo che vogliamo dotarci, dove ci sono alcuni elementi fondamentali che sono alla base di questo sistema, che comunque avete evidenziato anche voi nello studio, il fatto che ci sono diverse professionalità che devono essere coinvolte, che ci deve essere interazione tra, diciamo, chi fa le gare, il mercato soprattutto, e gli enti sanitari che esprimono la domanda e l'offerta, che l'obiettivo nostro è farli incontrare, creare competizione e dare soddisfazione a chi meglio fa performance, tutto nell'ottica di migliorare, diciamo, i risultati di sistema. Stiamo ragionando a livello di sistema. Su questo, sistema, questo modello organizzativo che stiamo sviluppando, lo stiamo sviluppando in maniera cooperativa sia con gli enti sanitari, ma anche cercando di cooperare con l'industria e con le regioni, no? Proprio perché dobbiamo raccogliere i diversi aspetti che guidano un fabbisogno e non solo, monitorare, e questo è il terzo elemento, monitorare i consumi in maniera continuativa per cercare di prevenire i difetti della stima e quindi operare per tempo. Come spunto, come, diciamo, argomento che voglio, diciamo, buttare sul tavolo, è appunto, noi crediamo nella condivisione per cercare di analizzare in maniera molto aperta, come fate voi ricercatori, no? Le diverse, diciamo, esperienze, ma con l'obiettivo di omogeneizzare i comportamenti, cioè portare la qualità a sistema. A noi non interessano avere piccole realtà che fanno grandi cose e un certo numero di realtà che fanno risultati eccezionali e, diciamo, tante realtà o un altro numero di realtà che fanno risultati meno eccezionali, no? L'obiettivo è quello di innalzare il sistema, e per questo secondo me è fondamentale la cooperazione a tutti i livelli, sia a livello regionale coinvolgendo le diverse figure professionali coinvolte, ma anche e soprattutto anche a livello nazionale, tra le stazioni appaltanti e gli altri soggetti che intervengono che possono dare contributo sul sistema degli acquisti. E su questo è il tema della cooperazione che spinga verso l'omogeneizzazione, intendendo l'omogeneizzazione non l'abbassamento della qualità, ma l'innalzamento della qualità, è il tema che noi vogliamo porre alla discussione che ci prodighiamo a portare, diciamo, con i nostri interlocutori, e che vorrei in qualche modo buttare come elemento di discussione. Benissimo, grazie anche per questo spunto, molto interessante anche sulla cooperazione, come appunto abbiamo visto oggi con tanti attori. E a questo punto passiamo anche al punto di vista, diciamo, del farmacista ospedaliero. A questo punto abbiamo con noi il dottor Claudio Pisanelli, che è referente nazionale SIFO, che è la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici nelle Aziende Sanitarie. Anche a lei chiedo appunto su questo modello che cosa ne pensa e come può impattare proprio anche per quanto riguarda la vostra esperienza. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito a questo evento molto singolare, devo dire, e questo modello, diciamo, questo algoritmo mi coglie di sorpresa, ma anche, devo dire, mi rincuora, e poi spiego perché. Per la società scientifica che rappresento, tra i due elementi fondamentali, ovvero
la definizione dei fabbisogni e il prezzo base d'asta, mi vorrei concentrare più sui fabbisogni, non perché il prezzo base d'asta non sia importante con le conseguenze che abbiamo sui lotti deserti e sulla mancanza dei farmaci o anche sulla spesa farmaceutica, ma perché il fabbisogno è un elemento cruciale della nostra professione. Uno degli scenari che mi è venuto in mente proprio guardando questo algoritmo è quello di una delle mie colleghe un po' nervosa che gira quando si ha a che fare soprattutto con gare piccole, prima si è parlato di gare grandi e di gare piccole o di breve durata, che gira con questa delibera dicendo ma chi ha fatto sto fabbisogno? No? Alla ricerca di un colpevole, vuole sapere il nome e il cognome di chi ha fatto. In realtà questa cosa mi rincuore perché non è che c'è un colpevole che ha sbagliato il fabbisogno, è che la definizione di un fabbisogno tanto per i farmaci quanto per i dispositivi medici è un problema che non si è mai risolto e quasi sempre nelle nostre strutture, io mi riferisco alla mia azienda dove io lavoro, ma nelle strutture anche di altri colleghi ne abbiamo parlato spesso, il fabbisogno quasi mai coincide con quello che è reale, anche perché il corso d'opera, durante lo svolgimento della durata di vigenza della delibera, il fabbisogno cambia da solo. Quindi a questo punto diciamo il modello, che appunto mi sorprende ma anche mi ricuora, dovrebbe avvicinare il più possibile quello che è il fabbisogno definito a quello che è il fabbisogno reale. Questo anche nel settore dei dispositivi medici e delle tecnologie, quindi in ambito biomedicale. Ci sono però due fattori importanti con i quali confrontarci. Io penso voi abbiate una formazione soprattutto di tipo matematico-ingegneristico che valuta ovviamente molte variabili. Bisogna però confrontarsi con due argomenti fondamentali. Da una parte l'innovazione continua e anche l'imprevedibilità dell'innovazione, quindi anche praticando l'horizon scanning, che voi o noi o chi pratica l'HTA o chi comunque sia a livello regionale sia a livello delle aziende sanitarie, molte aziende hanno anche una commissione HTA con ingegneri, farmacisti, clinici, tutta una serie, a volte anche matematici, economisti, che hanno la funzione di cercare di conoscere in anticipo le tipologie di innovazione che andranno ad impattare nel futuro quella che è l'attività sanitaria. Quindi da una parte l'innovazione, dall'altra l'epidemiologia. L'avete dimostrato voi stesso nell'era Covid, quello che è successo in midazolam, no? Il paclitaxel, chiaramente c'è stata una variazione anomala della quantitativa e qualitativa dell'attività sanitaria, ma poi ritornando alla norma, comunque la definizione dei fabbisogni deve tener conto, se il modello deve essere perfezionato in questi termini, di perfezionarlo in termini epidemiologici, sempre per limitare diciamo lo scarto di errore che non sarà mai eliminato al 100% per questi motivi, e dall'altra parte ovviamente l'horizon scanning, un'innovazione di tipo tecnologico, biomedicale, che va anche al di fuori del farmaceutico, può impattare moltissimo sull'uso di determinati farmaci. Alcune pratiche anestesiologiche attualmente in uso hanno messo in disuso in tempi abbastanza brevi alcuni anestetici che prima venivano utilizzati, e ci siamo anche noi in generale come categoria, non io personalmente, ci siamo ritrovati a volte nei magazzini farmaceutici degli improvvisi arresti di utilizzo di certi farmaci che poi è stato difficile in qualche modo riutilizzarli proprio perché c'è stato un repentino cambiamento delle modalità. Un altro cambiamento può essere di tipo organizzativo, che per esempio nei territori, nei distretti avviene spesso, magari con l'uso di software o con l'uso di modalità diverse di accessibilità dei pazienti, che anche lì causa non solo un cambiamento dei fabbisogni, ma anche un cambiamento dell'uso quantitativo dei farmaci dal livello ospedaliero a quello territoriale o viceversa. Per quanto riguarda quindi l'innovazione, questo ovviamente avviene in maniera imprevedibile, e lo avviene anche per fatto di programmazione di spesa, oltre che di programmazione di gare. Quindi questi due elementi, però sicuramente ci fa piacere che si sta lavorando in questo, perché la definizione di un fabbisogno corretto, che poi ci mette in difficoltà quando la gara sta per esaurire la sua validità economica o temporale, ci crea poi a noi delle difficoltà di approvvigionamento, alle quali poi dobbiamo in qualche modo ottemperare con tutti i possibili interventi che noi tempestivamente possiamo fare. Bene, grazie anche per questo intervento e per questo punto di vista ulteriore. Chiudiamo questo primo giro di tavolo ripassando la parola al vicepresidente di Egualia, il dottor Rocchi. Prego. Grazie, io non mi dilungherò nel magnificare i risultati del gruppo di lavoro, ne ho fatto parte indegnamente, impropriamente, però l'ho visto insomma nascere, crescere, e quindi credo che abbiano fatto un lavoro straordinario, quindi colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Foglia e tutti i suoi collaboratori, così come
so se chiamarli amici, colleghi, di HS che non mancano mai di, come dire, di sostenere le attività con, la loro, con il loro know-how. In particolare, quindi poi rispondo un attimo all'ingegnere Di Bello, nel senso che credo che i lavori, il lavoro della, della professoressa Foglia fosse partito, sia partito proprio dall'analisi della serie storica delle gare, cioè IHS è stata in grado di fornire dal 2011, vado a memoria, al 2021 tutti i dati di gara, cioè le quantità messe a gara dalle varie stazioni appaltanti. Quindi i dati utilizzati dalla LIUC sono stati i dati pubblicati dalle stazioni appaltanti nel corso di questi 10, 11, 12 anni quanti sono stati. Quindi questo per, spero che, di non aver detto una sciocchezza. Per me l'occasione è straordinariamente importante per definire un punto, cioè che credo che la definizione dei fabbisogni è un esercizio estremamente complesso, e questo credo che nessuno lo possa negare. E mi auguro che tutte le persone che sono dietro questo tavolo, condividendo il principio, vogliano, come dire, farsi artefici di una diffusione di questo concetto da un punto di vista, passatemi, lo metto tra virgolette, culturale all'interno delle loro organizzazioni. Perché, credetemi, senza nessun intento provocatorio, quello che a noi ogni tanto capita è di, noi abbiamo un intervallo nel quale, quando la gara viene bandita, abbiamo un intervallo nel quale possiamo chiedere dei chiarimenti. La richiesta, la famosa richiesta di chiarimenti, che poi scade, a un certo punto scade, giustamente. Allora magari succede che guardiamo, perché facciamo gare, abbiamo i dati di mercato, consideriamo i volumi, magari siamo gli aggiudicatari, quindi abbiamo una certa idea di come i volumi, i quantitativi, gli ordini si sviluppino, magari poniamo la questione, guardate che forse quel fabbisogno è sbagliato, magari avete confuso quantità con milligrammi o che. E credetemi, senza nessun intento provocatorio, la risposta è nel 90% dei casi si confermano i quantitativi di gara della serie, ok, ce l'hai detto, ma sta là, usa quelli e andiamo avanti. Allora, io credo che il primo risultato di questo incontro dovrebbe auspicabilmente essere che questa consapevolezza di quanto è critica la definizione del fabbisogno possa percolare, possa, come dire, pervadere tutti quelli che ne sono coinvolti, sia dal lato, non ci vuole, dell'offerta, cioè le aziende, le imprese, ma anche dalla parte della domanda, quindi la parte pubblica, perché se non aumentiamo il livello di consapevolezza a tutti i livelli, rimaniamo sempre sul lato teorico, belle idee, belle proposizioni, bei progetti, ma poi alla fine se l'operativo, il collega che sta lì e mette dentro il numerino o che deve rispondere all'obiezione, al chiarimento, ha altre cose da fare o non si rende conto di quanto è importante in quel momento quella risposta, non per la gara in sé, ma perché il sistema funzioni, allora stiamo, come dire, usando male un po' il nostro tempo. Poi mi perdonerà, non ricordo il cognome del responsabile, insomma del rappresentante dell'ANAC, che citava o che proponeva le gare nazionali. Io temo, e non credo io personalmente, né io come Gualia, ma credo che questo sia un'evidenza ormai a livello europeo, soprattutto nella fase post-Covid, che accentrare la domanda sia, non dico un controsenso, ma sia un elemento che non facilita la soluzione dei problemi che stiamo vivendo adesso, ma probabilmente li accentua. E quindi la nostra idea, e colgo uno spunto del dottor Amoroso, è quella di immaginare invece al contrario, piuttosto che la concentrazione delle gare, di replicare anche per i farmaci tradizionali di sintesi chimica, che non siano quindi biosimilari, riproporre esattamente lo stesso disegno. Sapete che per i biosimilari è previsto l'accordo quadro, nel senso che vengono aggiudicate le forniture ai tre primi in graduatoria. Noi pensiamo che per fronteggiare anche la questione delle carenze, la questione delle difficoltà e, se volete, anche per rendere le forniture anche leggermente più gestibili da un punto di vista economico, proporre l'accordo quadro anche per i prodotti di sintesi chimica. Quindi prevedere
siamo, essendo anche consapevoli che non è una, diciamo, un'articolazione semplice, ma cominciare a discutere della possibilità di prevedere delle gare multiaggiudicatarie. Cioè oggi l'aggiudicatario è uno, noi immaginiamo che le stesse gare possano prevedere l'accordo quadro, ripeto, anche per tutti praticamente i farmaci messi a gara, con quote predefinite. La nostra idea, ma ripeto, è un'idea che lanciamo come proposta, essendo ovviamente assolutamente disponibile al confronto e alla ridefinizione degli elementi che possono definire, che possono regolare l'accordo quadro, sono 55 al primo, 30 al secondo, 15 al terzo. Ovviamente, così come succede per bisognari, anche con prezzi leggermente diversi. Questo, ripeto, è una proposta fatta anche a livello comunitario. Garantirebbe da un lato una maggiore redditività della fornitura, ma garantirebbe al tempo stesso anche la possibilità di, suddividendo la fornitura su più attori, garantirebbe anche, metterebbe probabilmente molto più a sicuro le forniture di farmaci. Questi sono insomma gli spunti che volevo condividere con voi, e chiudo rinnovando i miei ma di Egualia in senso più allargato. Complimenti alla LIUC e alla professoressa Foglia. Benissimo, grazie mille per questi spunti. Io quindi per il secondo giro di tavolo partirei proprio in realtà da qui, da questo spunto, da questa proposta che viene sull'accordo quadro, sulla possibile applicabilità anche, diciamo, in maniera più estesa, non solo al campo dei biosimilari. Ricomincerei quindi dal dottor Claudio Amoroso. Prego. Ok, grazie. In effetti negli interventi ci sono vari spunti che sono venuti fuori, e partendo dall'ingegner Pantera, che parlava appunto di cooperazione, è un tema che il codice e le direttive ci dicono chiaramente che dovremmo dare attuazione, quindi abbiamo le consultazioni preliminari di mercato e il dialogo tecnico. Purtroppo la realtà spesso è che per il timore del sospetto, quindi, queste consultazioni talvolta assumono degli aspetti formalistici piuttosto che concreti, sostanziosi. Bisogna dire che le tre centrali che sono presenti sono assolutamente aperte a questo dialogo, e effettivamente si riscontra una presenza molto viva. C'è da dire che il dialogo, e qui mi rifaccio ai chiarimenti, il dialogo permette di evitare poi che ci siano dei chiarimenti, perché il momento del chiarimento non è più un momento di dialogo, ma è solo un momento di specifica. Quindi se in quel momento noi volessimo condividere con l'offerta, vorremmo condividere le ragioni, quelle ragioni le dobbiamo, se vanno a modificare il processo, dobbiamo ripubblicare. Quindi è importante che ciò avvenga a monte e non a valle. D'altronde il nuovo codice ci dà dei nuovi input con i tre principi che ormai conosciamo un po' tutti, che si è passati da principi genericistici che davano delle informazioni, davano degli input, però erano inseriti all'interno di un percorso generale, quindi non si dava il peso necessario. Ora, con il principio del risultato, la reciproca fiducia e l'accesso al mercato, cioè questi principi dovrebbero essere immanenti all'interno di un rapporto pubblico-privato. Quello che voglio aggiungere ancora, che di argomenti ce ne sono tanti e di spunti anche, per quanto riguarda le gare nazionali, ci aveva provato a suo tempo Consip, ma è intervenuta l'autorità garante della concorrenza, per cui si sarebbe chiuso il mercato e quindi sono stati fatti dei lotti distinti, dei lotti geografici. Per l'accordo quadro sposa una causa che anche noi condividiamo comunque, cioè le stazioni appaltanti, a mio parere, dovrebbero essere aperte all'accordo quadro, a prescindere se ci siano 3 o 2 o 4 prodotti. Questo perché? Perché il pallino ce l'ha in mano sempre la stazione appaltante col prezzo a base d'asta,
il prezzo a base d'asta deve essere un prezzo congruo, un prezzo che comunque va d'accordo, mette d'accordo sia il pubblico che il privato, non sempre avviene, ma quindi col prezzo a base d'asta questo sarebbe possibile. L'accordo quadro io prenderei spunto anche dalle emergenze del periodo emergenziale, qui ci sono delle stazioni che ne hanno fatto uso, laddove c'è una carenza di farmaci, perché è chiaro che il fabbisogno di farmaci potrebbe non essere sufficiente da parte di una o più aziende, quindi ci potrebbe essere la possibilità di dare ai partecipanti alla gara anche un contributo per una parte del fabbisogno, perché poi comunque all'interno della graduatoria si vengono a creare dei percorsi tali che il minor prezzo comunque rimane collegato alla quantità messa a disposizione. Quindi questo potrebbe essere un problema per risolvere. Io volevo dire, perché poi non so se c'è ancora tempo, volevo richiamare ancora due punti. Uno, il lavoro che abbiamo fatto, e qui abbiamo il rappresentante di SIFO, ma abbiamo lavorato anche con Egualia, per quanto riguarda il progetto SIFO Fare, cioè il fatto di utilizzare in alcuni casi, non si può generalizzare, anche l'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo naturalmente ora con il nuovo codice può essere nuovamente preso in considerazione, perché quel rapporto che veniva bloccato al 70-30, quindi minimo 70 la qualità, ora non c'è più e quindi potrebbe essere un'occasione. L'ultima cosa da dire è il rapporto sulla fidelizzazione, quindi noi dobbiamo cominciare a pensare di rendere applicativi questi sistemi, cioè perché spesso il sistema decisionale è anche contraddittorio. Se noi pensiamo al sottosoglia, quando noi abbiamo fidelizzato un'azienda poi obblighiamo alla rotazione, il problema non esiste al soprasoglia. Quindi c'è stato un primo percorso del vecchio codice che parlava di rating d'impresa e Ana, che qui è presente, ha fatto dei tentativi, ma in effetti c'è sempre il problema di rispettare i principi di concorrenza e quindi quel punteggio in più va bilanciato con qualcos'altro. Ora c'è il nuovo sistema che prevede una rappresentatività, quindi una competenza, e ANAC, almeno dalle note che ci sono, ha 18 mesi per dare attuazione a questo. Quindi noi pensiamo che con la qualificazione delle stazioni appaltanti, che rappresenta un elemento fondamentale, perché vuol dire che il confronto viene fatto con figure che hanno la professionalità per svolgere quel tipo di attività da una parte, e dall'altra potremmo avere delle aziende che sono qualificate e quindi come tali sono in grado poi di rispettare l'esecuzione dei contratti. Benissimo, grazie mille per questo commento. Allora torno dal dottor Cucchiarelli di ANAC per il secondo giro di tavolo e per sentire anche cosa ne pensa di questa proposta sull'accordo quadro. Prego. Allora, intanto una precisazione: io non ho mai detto gare nazionali, quindi non so da dove è uscito fuori. Ho detto che ci vuole una professionalizzazione di chi fa le gare per i farmaci, chi utilizza quel modello, quell'algoritmo diciamo statistico, e quindi diciamo non credo che sia alla portata di tutti quanti, e parlavo di ASL singole, per cui diciamo che tra l'altro mi sembrava che i risultati anche messi in mostra da LUC erano che dove ci sono tante centrali di committenza per milioni di abitanti a livello regionale, lì si creano inefficienze, però quindi diciamo ed era quello che avevo semplicemente ribadito, non ho mai pensato a centralizzare, a proporre una centralizzazione dove tentativi di Consip, che comunque sono appunto per lotti. L'accordo quadro è uno strumento che esiste, previsto dal codice, mi sembra che quello che state chiedendo è non l'accordo quadro ovviamente inteso dove si può avere uno o più aggiudicatari, ma volete un accordo quadro con più aggiudicatari sostanzialmente, e non aggiudicatari rispetto ai quali si riapre un confronto competitivo per diciamo
per l'assegnazione del singolo, diciamo, della singola commessa, ma per quote predefinite. Questo già avviene in diversi settori, per diverse gare. Si può vedere chiaramente o lotto con il primo prende il 55%, il secondo 30%, il terzo 15%, o il terzo prende il residuo, perché poi, siccome le stime non sono precise, il terzo sarà quello che fa da cuscinetto, se sono in più o in meno diciamo le quantità stimate sono corrette. È chiaro che è un sistema che già esiste, che è già previsto, diciamo, dal codice degli appalti, quindi non credo che ci siano particolari problemi a utilizzare uno strumento del genere. Naturalmente deve essere ben calibrato, deve essere ben pensato. Ci pone il problema, per esempio, a chi riconoscere una variante, se si deve, o una modifica contrattuale, se si deve verificare. È chiaro che più aggiudicatari, se prima diciamo questo famoso 20%, per esempio, che viene applicato, anche se non è presente nei tiri comunitari, ma in Italia è assai diffuso, a chi lo diamo? A chi c'ha il 15, che può fare più 20, quindi forse è meglio arrivare terzi che primi o secondi, perché diciamo sono forse cose un po' da chiaramente da analizzare, però diciamo lo strumento c'è, è già utilizzato, quindi si può vedere dove questo strumento è utilizzato. Mi viene in mente, per esempio, le gare per buoni pasto di Consip, in cui c'è un lotto addizionale perché si esaurisce il buono pasto, e chiaramente, siccome è a livello nazionale, non si può interrompere l'erogazione del buono pasto, e non sarebbe conveniente andare contro le procedure negoziate per tutte le amministrazioni che stanno fuori. Quindi si può vedere e verificare che tipo di risultati hanno avuto, per vedere come applicarlo. Un'altra questione che è emersa adesso, che forse vorrei ricordare, ma non è quello del rating di impresa, se chiamate, che è stato citato da ultimo. Come sapete, è un bello obiettivo che abbiamo di fronte. Personalmente ho lavorato tantissimo su questo tema, prima del decreto legislativo 50, anche immagino dopo il decreto 50, abbiamo fatto 3 modelli alternativi che sono stati bocciati sostanzialmente dalle associazioni di categoria delle imprese, che temevano gli effetti, diciamo, di una tale misura. Anche perché, appunto, chi doveva dare i giudizi, perché poi comunque un rating è un giudizio, in qualunque maniera vogliamo chiamarlo, erano soggetti che non erano qualificati, quindi si temeva che questo sistema potesse penalizzare qualche impresa e non migliorare gli altri. Naturalmente, nel momento in cui si va verso una qualificazione delle stazioni appaltanti, che è partita, non riguarda le stazioni appaltanti qui presenti, perché sono qualificate di diritto, però nel momento in cui c'è una qualificazione delle stazioni appaltanti, una digitalizzazione delle procedure, anche per quanto riguarda l'esecuzione, si spera di aver maggior successo, di riuscire a superare le resistenze che comunque rimangono, e che attualmente il sistema può diventare discriminatorio nei confronti delle imprese estere, delle start-up o di altri soggetti, però diciamo su quello lavoriamo. Però diciamo, per quanto riguarda il tema che è stato posto dell'accordo quadro con più aggiudicatari, credo che sia un'esperienza che esiste, che non è vietata dal codice, bisogna chiaramente studiarla. Qui diciamo le centrali di committenza che stanno qui presenti dovrebbero dire poi come pensano di attuarlo. Noi chiaramente dobbiamo verificare come ANAC che questo non crei inefficienze, che non crei disequilibri, però insomma, diciamo se sappiamo che non sia modo per mercati in cui rimangono pochi operatori, non sia modo per accontentare un po' tutti, perché anche quello potrebbe essere un rischio, diciamo. Però questi sono diciamo, i temi che vedo, insomma. Grazie mille anche per questo specifico e questo chiarimento rispetto all'approccio dell'accordo quadro multiaggiudicatario, anche proprio dal vostro punto di vista. Torniamo nelle regioni, ricominciamo il giro allora con l'ingegner Di Bello di Soresa Campania. Anche a lei faccio la stessa domanda su questa proposta dell'accordo quadro, come potrebbe essere quindi applicabile?
Ma intanto io vorrei capire se la proposta dell'accordo quadro serve, cioè è stata individuata quale strumento per evitare i lotti deserti, se era questo l'obiettivo. Per evitare i lotti deserti bisognerebbe fare un benchmark più approfondito prima di fare ogni gara, come prima cosa. Quindi stabilito che il fabbisogno è stato identificato in maniera precisa, se si fa un benchmark non ci dovrebbe essere questo tipo di rischio, a meno che il sistema produttivo non sia in grado di rispondere a quel fabbisogno in un'unica soluzione. Allora sì, ben venga l'accordo quadro, giustamente con più aggiudicatari ovviamente, e penso che si possa sicuramente applicare, può essere sicuramente una soluzione, ma va analizzato caso per caso, cioè non la vedo come la soluzione che risolva tutti i problemi, ecco, questo sicuramente sì. Benissimo. Grazie, la ringrazio. E allora passiamo anche adesso all'ingegner Levi di Intercenter Emilia Romagna, a lei per un commento, prego. Ma partire dall'accordo quadro, poi in realtà, se mi permettete, tornare al modello che secondo me è la soluzione al problema grosso che abbiamo. Volentieri, certo. Fare un po' tutto, però non mi cercherò di rispondere sull'accordo quadro. Chiaramente la risposta è dipende, nel senso che sicuramente in un mondo che ha scontato tutto l'effetto della pandemia, in cui prima ci preoccupavamo di avere il prezzo migliore, invece ci siamo preoccupati in quel periodo di avere il prodotto, che è una logica totalmente diversa rispetto a quello che abbiamo fatto, sicuramente l'accordo quadro è la soluzione ottimale. In questo momento stiamo patendo, pur non essendo in pandemia, in carenza di farmaci per tanti motivi, perché le produzioni non ci sono, perché i costi sono aumentati, tutto quello che diceva l'amico collega precedentemente. Quindi sicuramente ci sono alcuni principi attivi su cui è la soluzione. Io la vedo come un'assicurazione sul fatto di non avere il prodotto, cioè quanto sono disposto a pagare in più per avere il 100% del mio fabbisogno. Torno all'oggetto, il fabbisogno deve essere però confidenziale, deve essere puntuale, perché se no mi invento un meccanismo che poi di fatto salta. Quindi anche rispetto al 20% lo applico al terzo, sono, diciamo, tutti tecnicismi particolari. Sicuramente credo di rispecchiare poi il pensiero di tutti i colleghi, ogni volta che queste cose vengono imposte da norma noi ci sentiamo un po' stretti, no? Era come il tema del 70-30, cioè noi vogliamo essere liberi di usare tutto tutto il set dei cacciaviti del Bayer perfetto, e sicuramente la definizione delle percentuali, il fatto di fare un accordo quadro, la base di gara, sono tutti gli strumenti che ci consentono dal nostro punto di vista di avere la miglior gara. Poi chiaramente sbagliamo, perché chiaramente sbagliamo. Dal punto di vista invece dei fabbisogni, ripeto che secondo me se risolviamo il problema dei fabbisogni, risolviamo sempre qui l'80-20 di Pareto, aiuta sempre l'80% dei problemi che abbiamo ancora oggi sulle gare farmaci. Il problema è stato detto dell'aggiornamento continuo dei dati, cioè se parliamo di sistema di intelligenza artificiale più o meno complesso, più lo alimentiamo con dati in modo costante e mensile, mi verrebbe da dire, meglio funziona il sistema. Quindi voi avete usato, se ho capito bene, due banche dati, quella ufficiale di AIFA, quelle della società IHS. Tutti noi come soggetti aggregatori, dove ritengo che la maggior parte degli acquisti di farmaci, ma per norma, siano concentrati, pubblichiamo poi nella sezione trasparenza tutti i dati in formato XML, quindi utilizzabile. Sono assolutamente coerenti con quelli di AIFA, lo do per scontato, però sicuramente avere più banche dati all'interno del sistema può abbassare ancora il grado di errore. Sul tema della propagazione degli errori, perché di quello parliamo, volevo ricordare come ad oggi sono fatti i fabbisogni, ad oggi sono alla giusta posizione dei fabbisogni delle singole aziende sanitarie quando facciamo una gara a livello regionale, quindi nel caso dell'Emilia Romagna 14 aziende sanitarie, che dove c'è il collega o la collega che inserisce su un Excel, su un applicativo, da qualche parte un numerino, chiaramente l'errore si propaga n volte, nel nostro caso 14 volte, più ce ne sono più questo si propaga, e sicuramente ridurre il più possibile questa propagazione secondo me è assolutamente indispensabile. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Passiamo quindi, torniamo dal dottor Marco Pantera di Area Lombardia. Prego. Sì, il tema è quello della corretta definizione del fabbisogno, è il tema cruciale. Io dico una cosa in più che il fabbisogno
tutti i metodi di stima si fanno in un certo momento e poi l'altro elemento è monitorare continuamente come sta andando, perché se penso che io se tutte le mie politiche si basano su un fabbisogno corretto, vabbè, la stima per definizione si chiama stima, ecco, non è corretta. Quindi è necessario, quindi ripeto, il fatto di poi è un aspetto la stima iniziale, la stima poi va continuamente monitorata con tutti gli altri, diciamo, elementi da osservare, i KPI che avete anche indicato, che aiutano appunto a comprendere come il fabbisogno si muove nel tempo, come se fosse un ente vivo, e fare gli interventi necessari per garantire continuamente, diciamo, i prodotti a chi ne ha bisogno. E qui mi concordo sulla consapevolezza, bisogna che sia questo tema del fabbisogno, è un tema che deve essere condiviso tra tutti. Noi abbiamo in questa nostra stiamo affrontando il tema interazione con gli enti sanitari, in effetti non era proprio così consapevole, cioè gli enti sanitari si immaginano che a un certo punto c'è uno scaffale tipo la grande distribuzione, che io trovo sempre lì degli aspetti. Allora, nel momento in cui abbiamo iniziato questo dialogo, ci siamo resi conto, e ci siamo anche resi conto noi della difficoltà che i professionisti sanitari hanno. Mettiamo i professionisti sanitari, i farmacisti in questo caso, ma mettiamo anche insieme, abbiamo anche coinvolto il mercato, cioè noi stiamo mettendo insieme un sistema. E crediamo sia questo uno degli elementi che nella stima dei fabbisogni è necessario anche incrociare con la stima dei fabbisogni che fa l'industria, che so essere misurata sui budget che devono raggiungere, quindi devono fare in maniera più corretta. Quindi per noi è un dato molto affidabile, quindi la messa insieme di queste informazioni, e non solo la pubblicazione di queste informazioni in maniera continuativa sia all'industria che agli enti sanitari, aiuta a migliorare questo processo di stima e osservazione continua. Per questo abbiamo bisogno di un linguaggio comune, questo è l'altro elemento che non è tanto emerso, quindi le codifiche dei dati di quali prodotti stiamo trattando, di quali unità di misura. Prima aveva fatto l'esempio lei, ma noi facciamo i quesiti da in sede di gara, a parte in sede di gara ormai è tardi. Siamo lì, ma ormai infatti la risposta è guardate il capitolato, a quanti ne ha bisogno, mi pare che sia quello, ecco. Oppure strappola il lotto. Ecco, è questo qui. Ecco, da questo punto di vista è lì che dobbiamo in qualche modo intervenire, cioè cercare di anticipare e quindi usare un linguaggio comune, cioè, e questo è un aspetto secondo noi che stiamo osservando, non è proprio così banale. Ci sono gli algoritmi complicatissimi che risolvono un problema, cioè codificano un ragionamento, e poi ci sono però linguaggi comuni. E questo qui è un aspetto di cui non sento tanto parlare, non so se lo vediamo solo noi in Lombardia, però è un aspetto su cui stiamo investendo molto, poi magari è modo di condivisione. Sul metodo di stima ho già detto, per quanto tutto ciò viene poi incardinato con gli strumenti di acquisto, sono le leve che noi, diciamo, che facciamo acquisti, abbiamo per cercare di far sì che tutti questi lavori trovino poi una soluzione. E qui sì, lo strumento per quanto riguarda il richiamo alla possibilità di utilizzare accordi quadro multi aggiudicatari con quote predefinite, ecco, noi già. Allora, in ambiti, non, qualche volta anche sui farmaci, per gestire, come diceva Leli, i volumi, cioè possibili carenze di volumi, abbiamo introdotto, diciamo, questo, utilizziamo poche volte, però utilizziamo questo strumento, lo stiamo in qualche modo analizzando per cercare di estenderlo, sempre nell'ottica di perseguire questo risultato. Lo utilizziamo molto anche su altri ambiti merceologici, soprattutto per rispondere meglio alle esigenze, alle particolarità che singoli casi clinici che vengono affrontati dalle varie strutture ospedaliere possano richiedono, e quindi mettiamo a disposizione con meccanismi di scelta codificati, no? che possono utilizzare quindi singoli clinici per appunto scegliere il miglior prodotto che risponde all'esigenza del paziente. Vogliamo utilizzare adesso, ovviamente con la
necessaria congruità dello strumento utilizzato anche sui farmaci. E sugli strumenti di acquisto abbiamo iniziato dei colloqui con le organizzazioni di categorie per cercare di introdurre le novità, di portare a frutto, quindi a risultato, le novità che porta il nuovo codice, ad esempio utilizzare, adottare gare economicamente vantaggiose, e si parla anche di quello che viene detto, pagare il valore. Su questo è un pochino più complesso, però ci stiamo lavorando, quindi riteniamo che tra gli strumenti di acquisto l'utilizzo di gare economicamente vantaggiose può essere utilizzato, visto le previsioni del nuovo codice, che si possono abbassare, non siamo più legati a 70-30, su questo in maniera congrua. Richiamo solo finale, come considerazione finale, quando facciamo questi tipi di iniziative, di evoluzione, no? Sì, però dobbiamo avere, ci appoggiamo su presupposti che riteniamo fissati i granizi. Ecco, sì, ma attenzione, mi piace quello che dice il nuovo codice e l'attenzione al risultato. A un certo punto bisogna fare uno sforzo tra industria, tra domanda e offerta, a un certo punto di fare dei passi, accettando, diciamo, le approssimazioni che possono avere, fare dei passi, osservare, utilizzare l'osservazione per poi dopo quanto accaduto, per poi migliorare il sistema nella fase successiva. Benissimo, grazie anche per le sue considerazioni, e passiamo quindi al dottor Pisanelli di SIFO per i suoi commenti, prego. Ma in genere l'ultimo che parla raccoglie sempre sguardi di odio o comunque di sollecito a essere molto sintetico. Beh, effettivamente io sono amante della sintesi, infatti volevo dire solamente una cosa, condivido perfettamente il modello proposto e poi anche caldeggiato dagli altri relatori, il modello proposto da Amoroso, perché va a coprire un'area molto importante che oggi è una tematica fondamentale ed è stata negli ultimi 2 anni una tematica fondamentale nella nostra convegnistica, che è quella delle carenze, che è una tematica che prima non avevamo nelle nostre strutture sanitarie pubbliche. Quindi non solo quella dei lotti deserti, ma soprattutto il problema delle carenze. Io non ho mai fatto in vita mia, in 20 anni, ordini in acquisti in danno, cosiddetti acquisti in danno. Negli ultimi 10 mesi ne ho fatti 4-5, anche se solo nell'area dei dispositivi medici e in delibere molto piccole. Però io vorrei anche dire anche un'altra cosa, che in qualche modo va un po' anche ad inficiare il desiderio di perfezione dei fabbisogni. Cioè, noi oggi abbiamo nel nostro armamentario farmacologico, qui ragionerei più da farmacologo, abbiamo circa 15.000 principi attivi. Adesso ultimamente non li ho contati, non li ho censiti personalmente, ma abbiamo 15.000 principi attivi, tra quelli maturi, anche addirittura farmaci commercializzati fin dagli anni 50 oggi, che ovviamente mostrano grande efficacia, ma anche grande conoscenza da parte dei clinici. Quindi, a ottemperare un po' la carenza c'è anche un fatto di sovrapponibilità terapeutica, cioè noi con 15.000 principi attivi abbiamo grandi possibilità di supplire a farmaci carenti, pur con tutti i problemi che possiamo avere con le gare. A volte questo si può fare anche con i dispositivi, io personalmente questo non lo voglio dire al 100%, però soprattutto lo dico per il farmaco, per cui il fatto che un fabbisogno sia corretto o non corretto lo è sempre in un mondo ideale dove tutto è disponibile, dove la scelta del medico rispetto al 100%, ma quando si verifica un problema carenziale che non è temperabile in tempi brevi, con la sovrapponibilità noi possiamo operare, ma in questo modo anche qui il fabbisogno viene già ribaltato nel momento stesso in cui facciamo queste operazioni. Però condivido comunque questo approccio, perché consente di ridurre al minimo quelle che sono le carenze specifiche, cioè quelle dei singoli principi attivi o della singola materia prima, che non ci permette per esempio di avere un determinato dispositivo di sala operatoria con il rischio di bloccare magari le sedute operatorie, perché sono cose che succedono nel mondo reale, sono successe parecchie volte. Grazie. Grazie, grazie mille. E quindi chiudiamo adesso questo giro di tavolo e anche l'incontro di oggi lasciando la parola al vicepresidente Rocchi. Prego. Grazie, lo faccio subito, sennò poi magari mi dimentico. Volevo ringraziare tutti i miei pannellisti qui dietro il tavolo per il loro significativo contributo alla discussione. Quindi grazie per tutte le posizioni espresse, sia in un senso che nell'altro, che sicuramente terremo ben presenti. Io volevo chiudere facendo una banalissima considerazione.
e spero che, voglio dire, lo dico con assoluta trasparenza e convinzione, che ogni volta che noi riceviamo un ordine e non riusciamo ad evaderlo, abbiamo ben presente che in quel momento stiamo generando un problema che lungo la catena arriva al paziente che non verrà trattato. Questo al di là di qualunque considerazione di tipo economico, di tipo finanziario, che come diceva il collega di Sifo, poi genera acquisti in danno, genera penali. Per noi il primo elemento essenziale, cruciale, è che noi produciamo farmaci che servono per trattare le patologie, e ogni volta che non riusciamo ad assolvere a questo compito siamo consapevoli del disagio e dei problemi che stiamo creando. Quindi tutto ciò che noi da tempo, pre-pandemia, perché come vi dicevo stamattina, Nomisma l'abbiamo attivato nel 2016 e stiamo dal 2016 lavorando su questi temi, ma soprattutto post-pandemia, il nostro principale intendimento in questo momento è fare in modo che tutti i problemi di carenza, che tutti i problemi legati alla indisponibilità di prodotti straordinariamente importanti, perché utilizzati, non che gli altri non lo siano, per carità, ma perché utilizzati in ambito ospedaliero per patologie spesso estremamente pesanti anche da un punto di vista sociale. Ecco, noi vorremmo che questa cosa venisse colta e che quindi sì, ci si ponesse in una, come dire, in una posizione diversa, accettando l'idea del cambiamento. Cioè non possiamo continuare a rispondere a condizioni che cambiano utilizzando sempre gli stessi strumenti. Alla fine risulterà essere lo strumento utilizzato assolutamente inutile, perché incapace di affrontare un mondo che nel frattempo è andato completamente in un'altra direzione. Il fabbisogno non è l'unico problema, il fabbisogno è il problema che abbiamo identificato e che abbiamo pensato di poter aiutare a risolvere grazie alla LIUC. Ce ne sono altri, fuori di ogni dubbio, però dietro il fabbisogno, e rispondo al dottor Pantera, non è solo una questione di budget, cioè di io devo vendere l'anno prossimo X confezioni di quel prodotto, no, è il problema della pianificazione e la produzione, che diventa sempre più concentrata a livello mondiale. Mentre prima si produceva tanto un po' ovunque, adesso si produce tantissimo, direi quasi tutto, in pochissimi stabilimenti. E quindi le scelte, le pianificazioni, le campagne di produzione risentono dei nostri, quelli che giustamente possono essere considerati dei budget, quelli che noi consideriamo o chiamiamo forecast per la produzione. Allora, ecco, non è un invito, ma è un accorato richiesta, è a vivere questi momenti e a guardarli con un occhio diverso, cioè non guardare a ciò che siamo in grado di fare, ma probabilmente a ciò che siamo chiamati a cambiare per rispondere a questo mondo che inevitabilmente cambia. Questa è la riflessione, questo è quello che credo Egualia, anzi sono assolutamente certo, voleva condividere con le persone che hanno deciso, e vi ringrazio di questo, di partecipare a questo evento, e fermo restando l'impegno da parte nostra di continuare a lavorare in questo senso. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie mille, io ringrazio anche da parte mia tutti i relatori del tavolo, i ricercatori dell'Healthcare Data Science Lab di LIUC, gli faccio ancora i complimenti per il loro progetto e il modello, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito qui in sala e anche in diretta streaming, e ricordo anche che la registrazione di questo evento sarà sempre disponibile su Trend Sanità. È stato un incontro da parte mia veramente molto interessante, anche perché, anche particolare, in quanto avete messo intorno al tavolo tanti attori diversi, i ricercatori, l'industria, le stazioni appaltanti, e questo in effetti penso che, come avete più volte sottolineato, sia un modo proprio di condividere le opportunità e le esigenze di un ecosistema generale che, come giustamente ricordava anche il vicepresidente Rocchi,
poi ha la sua, il suo centro più importante verso il paziente e quindi anche sulla sostenibilità di tutto l'insieme. Io ringrazio ancora tutti per la partecipazione e appunto buon proseguimento. Grazie mille.